Grandioso. Hanno finito i fumetti. Sai, per quel che vale, sei stata molto coraggiosa. Grazie. Sei una fan di Captain Marvel. Non è qui, ma le saresti piaciuta. Scusa, ma tu sei Captain America. Io sono Kamala. Kamala Khan. Khan. La tua storia, le malvagie lucertole... Lucertole delle fogne, sì. Sì. A Thor è piaciuta molto. Ha detto che hanno avuto un problema simile ad Asgard. Hai letto la mia storia? Tutte quante. È incredibile. Ehi, Cap, dobbiamo andare sul palco. Tarton è impaziente. Hai visto Thor? Dovrebbe essere arrivato. Io sì. Sì, pochi minuti fa era allo stand di Stark. Però probabilmente non è più lì perché si è allontanato. Lei chi è? Nat, permettimi di presentarti una concorrente. Lei è Kamala Khan, esperta di lucertole malvagie delle fogne. Oh, certo. Quella cosa che mi hai fatto fare col tombino era niente male. Non è nulla rispetto al tuo scontro con Madame Hydra. Quello era forte. Dobbiamo salire sul palco. Sì, a presto, Kamala. Ci si vede? Ci vediamo. Quello era Captain America e Black Widow. E un altro numero è mio. La moda degli anni 40. Fa un po' ridere, ma è figo. Vibranio. Wow. La chimera. Un nome interessante. È un mito greco. La chimera combina gli aspetti più forti di diverse creature. Inoltre ha l'aspetto di una donna capra, ma non credo intendessero quello. E indovina, ho incontrato Captain America e Black Widow e hanno letto la mia storia e gli è piaciuta, Abu. Hai incontrato Captain America? Quando? Nello stand laggiù, poco fa. È il giorno più bello di sempre. La prossima volta chiediamogli una foto. Potremmo anche sederci nei posti normali, sai? Abu non mi lascerebbe mai prendere un brevetto da pilota. Ma sarebbe fighissimo pilotarne uno. Non pensarci neanche. Ma papà, Carol Danvers era una pilota. E quante volte hanno abbattuto il suo aereo? Ok. Vroom! Ah, che figata. Uno, due, tre. Sto sorridendo, ma sotto la maschera. Non pare che sia difficile di quanto sembri. Presto! Sì, mettiti in mostra. Sembra che dovrò provare se voglio quel numero. Mi spiace, solo per Avengers. No, d'accordo. Sai che ti dico? Sembri proprio di... Forza, gente! Chi vuole prendere? Sembri fuori. Posso provarci? C'ero quasi.
quasi degna e comunque buona. Ecco il tuo frutto. Grazie. Ci sono quasi. Balconata VIP, arrivo! Chi vuole prendere il mio olio? Da provare il potere del dio del fuoco. Forte! Altri fumetti! Non farti influenzare dalla sua distanza. Ti ho visto in TV. Il Terrigen non è un gioco per milionari e per la gente. E può ancora esserlo. Ora concentrati e pensa a ciò che conta. Con il nostro lavoro cambieremo il mondo, George. So che non ti piace lo sfarzo, ma ne varrà la pena, vedrai. Vorrà controllo e guadagno. Non glielo permetteremo. Questo è il tuo momento. Con i fondi della Stark e la tua mente, sarai un eroe per tutta questa gente. Non capisci? Siamo così vicini. Eccoti qui. Bruce. Sei sparita stamattina. Colpa del lavoro, scusa. Ma certo, lo so. Che cosa c'è? Niente. È solo che stiamo ricevendo strane rilevazioni dal reattore. George, era giusto. Forse è troppo presto per annunciarlo in pubblico. Credi che potremmo controllare un'altra volta i calcoli? Eh? Oh, sì, certo. Oh, grazie, scusami tanto. Beh, che ci fai qui dietro? Mi sono persa. Come no? Ma ora torniamo all'evento principale, ok? No, non già questo numero. Aspetta, forse posso scambiare questo numero con quel bambino. Oh, sembra magia. Che volevi? Fantastico! Facciamo cambio. È stato un piacere fare affari con te. Ora che li ho tutti, potrò accedere alla balconata VIP. Ricordatevi di collezionare i 5 fumetti direttore esclusivi per accedere alla balconata VIP. Direttore, ha considerato che il reattore dell'Elivelivolo potrebbe non riuscire a contenere questo Terrigen? Non conosciamo ancora... Ti fermo subito. Non saremmo andati avanti se il progetto non fosse sicuro. La Chimera offrirà sicurezza, protezione degli Avengers e dello Shield combinati. Grazie. Bruno non riuscirà a credere ai suoi occhi. Ehi, ragazzina, sta attenta. Ok. Beta? Ecco l'ascensore per la tua balconata esclusiva. Apriti sesamo, signori supremi dei fumetti! Ricordatevi di collezionare i 5 fumetti esclusivi per accedere alla balconata VIP per l'evento principale. Grazie a tutti, davvero.
Siamo qui per festeggiare due incredibili traguardi. È il giorno più bello della mia vita. Ne sono lieto, Gotham. Shh, Cap sta parlando. Eroi molto più straordinari di quanto siamo da noi. Secondo, vogliamo inaugurare una nuova fonte di energia pulita chiamata Terra. Mi dicono che sia molto potente. Per spiegarvi come funziona, l'uomo che l'ha scoperta, il dottor George Turner. Grazie, Capitano Rogers. La chimera è alimentata da un nuovo minerale, il Terrigen. 3 anni fa ho trovato una strana roccia, sì, nella baia di San Francisco. Dopo ulteriori test è risultato chiaro che questo minerale... Ciao San Francisco! Città con splendida gente, buon... niente parcheggio. Beh, su questo ci sto lavorando. Bella borsa. Oh no, qualcosa non va. Andiamo via da qui. Vieni. Sembra grosso per essere un incidente. Non esistono incidenti. Thor, Tony, controlla te. Vado subito. Stammi dietro. Prepara il Quinjet. Non si sa mai. Ok. Stavi aspettando? Sì, ovviamente. Volevo recuperarti. Wow! Qui sì che si fa molto più interessante. Dobbiamo darci una mossa. Io sono da lì. Thor, prova ad aprire una strada sul ponte. Ok. Via, via, via! Ci sono almeno 3 degli uomini armati. Ci servono rinforzi. Voi non siete degni. Thor, la situazione! Sono mortali bloccati e parecchi uomini armati e arrabbiati. Ho appena preso un autobus. Forse avrei dovuto fare una colazione più abbondante. Thor, grazie per l'aiuto. Abbiamo dei civili bloccati dietro le barricate. State dietro di me. Allora ci passo io. Pensiamo noi a te, Thor! Sarà divertente. Thor, con chi abbiamo a che fare? Si sono presentati. Aspetta, quelle armi appartengono allo SHIELD. Provo a contattare il comandante Hill. Cap, hanno scelto proprio oggi per un motivo. Lo penso anch'io, Bruce. Resterò sulla chimera finché non avremo scoperto che succede. Aiutami, ti prego. State giù, rinforzi in arrivo. Nuovo bersaglio, uccidete il dio. Devo ammetterlo, quello è stato notevole.
sorpreso? Oh, Spavaldo, mi piace. Arrivano! Degli scudi, Bizzarro. Gli scudi, Bizzarro. Non è pronta per volare. Perché si muove? Qualcuno ha avviato i protocolli di sicurezza. L'autopilota della Chimera è inserito. Servono rinforzi. Rientriamo. Negativo. Proteggete il ponte. Quelle armi non devono entrare in città. Ricevuto. Tocca a te, Bruce. Sì. Come on.
fan club e frittelle. Concentrati, Tony. Le invenzioni sono pericolose, Stark. Ehi, quelle armi erano per i buoni. Pensi che si tratti di un gioco? Non è il momento! Concentratevi, ok? Cap, cosa succede lassù? Non lo so, Nat. Un malfunzionamento del reattore. Le rilevazioni sui monitor sono strane. Pare che una fonte di calore ci attiri. Nat distruggerà la città! Ripeti, Cap, non riesco a sentire. Nat, mi ricevi? Attenzione! La chimera è sotto attacco! Evacuati i civili! Vogliono rubare la chimera! Non quello! Non ho mai visto rilevazioni simili! Arrivo il prima possibile! Aggiornami! Quel reattore non si stabilizzerà! La struttura molecolare del Terrigen si sta scomponendo in un gas! Qualche cosa là sotto sta inviando energia al reattore! Ed è straordinario! Doc, ti richiamo! La nave non resisterà ancora a lungo! Ci sto provando! Avengers, mi sentite? Che sta succedendo là fuori? Avengers, rapporto! Il pastore. Avengers, se mi sentite, il convoglio trasporta una bomba a distruzione sonica altamente letale. Il piano dei nemici è di farla esplodere in città. Precipitiamo. Ve lo ripeto, abbiamo una bomba sonica. Andate a recuperarla subito. Mamma! Dove sei finito? Bomba sonica? Mi prendi in giro? Pensavo che le avessero vietate. Diamo un'occhiata, va bene? Yeah!
quella si chiama entrata. Taskmaster. Prendiamo il detonatore. Se esplodesse potrebbe sciogliere tutto nel raggio di 20 chilometri. Beh, cosa stiamo aspettando? Dammelo! Stai prendendo i soliti appunti? Cosa? No, su via! Più combatto, più apprendi, giusto? Si chiamano riflessi fotografici! Si chiama zero originalità! Balletto finisce qui. Deve essere frustrante essere sempre un passo indietro. Il tuo obiettivo è la Chimera, vero? Cosa vorresti fare? Venderla al miglior offerente? Cerco qualcosa di molto più prezioso. Che sarebbe? Non voglio rovinarti la sorte. No! Stai ancora provando a mettere insieme i pezzi. Ti arrendi? Non se ne parla! Allora, a cosa hanno portato le tue indagini? So che non sei il cervello dietro l'attacco e che questo puzza di diversivo. Basta parlare! Codarda! Che sei? Piacciono le sorprese?
prossima volta prendi appunti migliori. Avevi previsto anche questo, eh? Pensavi di aver vinto. Ma di che diavolo stai parlando? Lando. Guardati attorno, Romanov. Il mondo si ricorderà di questo giorno. Il giorno in cui i loro eroi fallirono. Che sta succedendo qui? La città collassa. Maledizione, una trappola. Steve, puoi sentirmi? Vattene subito! Aspetta! No. Cinque anni fa, gli Avengers presentarono una tecnologia pericolosa e non testata, causando una quantità di danni mai visti prima. Il nostro amato Captain America è stato ucciso durante il tentato furto di questa tecnologia. Migliaia di persone innocenti sono morte, e molte altre portano ancora le cicatrici di quello che oggi conosciamo come A-Day. Centinaia di malati sono rimasti bloccati in strani bozzoli per poi emergerne con pericolosi poteri sovrannaturali. Senza alcuna cura, la malattia si è diffusa in tutto il paese e mentre sia lo SHIELD che gli Avengers promettevano di sistemare la situazione, la testimonianza del dottor Banner ha messo la parola fine a un'era. Voi cosiddetti eroi avete trasformato San Francisco in una zona di quarantena piena di gas infetto. Avete creato esseri malati e potenti che seminano il caos, molti dormienti e non identificati. Quindi le ripeto la domanda, dottor Banner. Gli Avengers sono un pericolo per la società? Sì. Dopo essere stati dichiarati fuori legge, il gruppo di eroi si sciolse. In verità, molti di loro se ne erano già andati. Con la liquidazione della Stark Industries, il dottor George Tarleton, una vittima degli avvenimenti dell'A-Day e fondatore delle avanzate idee meccaniche, pensa che la scienza sia la soluzione ai problemi del paese. Vorrei tanto sapere cosa è successo al capitano Rogers, ma non ero vicino alla stanza del reattore. Non ho risposte, quindi, ma posso promettervi questo. Io userò questa mia seconda occasione per rendervi più sicuri. L'IM riuscirà a trovare una cura alla malattia degli inumani. Parole che saranno di conforto alle famiglie distrutte dalla malattia. Pecca forse di arroganza? Sono in molti a criticare l'IM. La cosiddetta resistenza diventa ogni giorno più numerosa. Io sono Phil Sheldon, in diretta per l'anniversario dell'A-Day. Non riescono a vedere la rivoluzione sotto i loro nasi. Avanti. Dove siete finiti? Ci deve pure essere un indizio. Ma ciao. Se riesci a indovinare, copia tutto quanto. Contatto io.
Ora si ragiona. Oh, un vecchio sito Stark. Hai un attimo per me, Beta? Sì, certo. La partenza per il ritiro della moschea è tra un paio di ore. Puoi ancora raggiungere le altre all'autobus. Era oggi. Kamala, abbiamo già discusso. Il ritiro è una buona occasione per tirarti fuori da tutto questo. Respirare dell'aria nuova, ridere. Nakia resterà molto delusa se non ci andrai. Hai ragione. Ci penserò. Bene. Molto bene. E ci sarà il gelato. Oh, meglio ancora, niente ragazzi, solo divertimento. Ti voglio bene. E io di più. Ma non capisci. Ok, dove eravamo? Suggerimento password. Il primo amore. Oh. Cosa? Cosa? Forza, Kamala, ci puoi riuscire. Oh, giusto. Ah. Cavoli. Forza, ragazzi. Non ci credo. Non può essere. Oh mio Dio, sono dentro! Sono dentro! Non ci credo! Oh, sì, copiare tutto. Sia benedetto l'ego smisurato di Tony Stark. Che succede? No, no! No! Oh! Bloccata! Ma ho copiato qualcosa, lo so. Vedrò al quartier generale. Ho sollevato un bel vespaio. Devo andare al quartier generale e scoprire cosa c'è su questa chiavetta. Che quello scorbutico del signor Stafford non mi veda, altrimenti Abu dovrà cambiare numero di telefono. Ah!
Devo bloccare la rampa. Bell'indizio, ragazza. Ehi, Captain Marvel! Grazie per l'allenamento di trasformazione. Grazie per il passaggio. Ecco fatto. A che serve una sicurezza avanzata quando solo io posso fare questo salto? Ah, il quartier generale. È un po' un casino, ma è tutto mio. Devono solo provarci ad attaccarmi dalla distanza. Braccia allungabili e via! Il laptop è di sopra. Meglio non sbattere la testa saltando come l'ultima volta. È conciato piuttosto male. Mi chiedo se ne producano per pugni enormi. Ah, Amir impazzirebbe se lo vedesse. D'altronde mio fratello si agita per qualsiasi cosa. Mi serve il mio laptop. Se Abu le scoprisse, le getterebbe via. Crede ancora che siano la causa di quello che mi è successo a Lady Day. Ok, vediamo che c'è. La chimera? Deve essere il video di sicurezza del reattore. Dottor Tarleton. Ma dovrebbe essere sul ponte di comando. Oh, Cap! Che succede? È assurdo. L'ha chiuso lì dentro. Nessun malfunzionamento. Ha ucciso Cap. Oh mio Dio, ha ucciso Cap. Cosa? Tiny Dancer. Oh no. Heroes Park. Non saprei. Se fosse una trappola. E se non lo fosse?
Qualcuno deve vedere il video. No. Usa la testa, Kamala. Consegna la prova e il gioco è fatto. Tutto bene. Scansione completata. Non ho rilevato DNA di inumani. Grazie per la collaborazione. Se volete lasciare un feedback sulla scansione di oggi, potete compilare il questionario. No. Grazie. Prima volta che vado al parco da qui. Qui avanti, credo.